Ciao a tutti, voglio mostrarvi come si può costruire un semplice anello a spirale con un filo di alluminio. Vedete, qui l'ho fatto in alluminio argento da 2 mm. Oggi faremo la stessa cosa con un filo di alluminio dorato, molto bello. Tagliamo con le nostre tronchesine pezzo di filo all'incirca di 30 centimetri, poi dipende da quanto grande vogliamo fare l'anello, il disco a spirale sopra l'anello. Per le misure, io ho fatto uno strumento artigianale prendendo un paio di tubi di alluminio di diametro diverso, li ho incollati insieme. Dopo ho fatto altri due spessori con del nastro isolante secondo le misure più comunemente usate. Voi potete usare qualsiasi cosa, basta che sia del diametro occorrente del vostro dito. Ecco, poi arrotoliamo intorno al tubo il filo d'alluminio. Vedete che ho lasciato una parte molto più lunga, che sarà quella che poi diventerà la nostra spirale, e la parte più corta che andrà a nascondersi sotto la spirale stessa, che da prima deve essere limata per togliere la parte aguzza che può dar fastidio. La lima, come sapete, va usata sempre in una direzione soltanto, come vedete sto facendo. Poi si può passare un pochino di carta vetrata per metallo, tanto per ammorbidire maggiormente la superficie. Dopodiché rimontiamo sul cilindro e terminiamo la piegatura della parte più corta. Ci possiamo aiutare con delle pinze per sistemare bene la parte finale. Adesso ho piegato leggermente in fuori la parte più lunga perché da qui bisognerà partire poi per la spirale, come vedremo adesso. Prendiamo la nostra pinza a becchi tondi, partendo dall'esterno e usando proprio la punta per cominciare ad arrotolare il filo. In questo caso non importa se si segna un po' il filo, perché le punte con i becchi tondi hanno la tendenza di segnare il filo d'alluminio, che è molto morbido, ma come dicevo non ha molta importanza perché in questo progetto la spirale
verrà poi battuta col martello e quindi non saranno più visibili eventuali segni. Dopo aver modellato i primi giri in maniera da mantenere la circonferenza, si può finire a mano direttamente perché il filo, come ho detto, è molto morbido. Ecco, dopo prendiamo la nostra lastra d'acciaio e tenendo piegato in fuori la spirale possiamo cominciare ad appiattire un pochino la superficie con un martelletto. Io uso un comune martello, non è un martello da orefice, proprio un comune martellino che ho precedentemente lisciato molto accuratamente, così da non creare incisioni sul metallo quando si batte. Una volta finito di martellare, il metallo acquisterà intanto una maggiore rigidità, ma a noi interessava a leggermente ampliare la superficie per poter poi finire con la battitura con un martellino, questo sì, da orefice, anche se è un modello molto economico. A noi interessa usare la punta, è molto leggero questo martellino, si mette la punta sulle varie spirali e si dà un colpettino in modo da fare da lasciare un segnetto, un piccolo appunto, uno accanto all'altro. Questo verrà praticamente renderà un effetto che con giochi di luce sembrerà quasi diamantato. Ecco, adesso che abbiamo finito di martellare, sistemiamo la nostra spirale sopra l'anello, con le pinze cerchiamo di aggiustare in maniera di metterlo simmetrico all'anello e dobbiamo far sì che sia posizionato a dovere. Con pazienza aggiustiamo. E questo praticamente è il risultato del lavoro, vedete l'effetto? Davvero è molto più bello. Adesso però non abbiamo finito il lavoro.
Adesso prendiamo una comune colla tipo Attack e io uso un cristallo Swarovski piatto, vedete, che sono, secondo me sono i più belli, e bagnando appena il fondo del cristallo, prendiamolo con le nostre pinzette, tocchiamo appena la punta dello stick della colla, ne basta pochissimo, dopodiché lo piazziamo al centro della spirale del nostro anello con molta attenzione. Volta poggiato, regoliamo che sia più al centro possibile. Può capitare, scusate, può capitare che la colla debordi un pochino e rende opaco il cristallo. Nessun problema perché io ho constatato che basta passare con uno straccetto imbevuto con comune sgrassatore e la pietra riacquista la sua brillantezza. Ecco, questi sono gli anelli, le creazioni. Spero vi piacciono. Arrivederci.